fischieri, fischietto in bocca. E si può iniziare con il primo possesso palla per il Brusa Porto in questa tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone C. Cellerino, palla profonda a cercare Essek che fa sfilare la sfera, prende posizione anche il numero 5 Redondi, ma la palla comunque rimane sui piedi di Essek. Austoni, Silenzi, può pensare alla conclusione, Silenzi, il tiro di Silenzi, la palla è stata troppo tardi, si fa vedere il Brusa Porto con Silenzi. Parte selvatico, con il presente Cavalieri che allontana con i pugni nel calcio d'angolo. Palla centrale a cercare il movimento di Sec, mette giù il pallone anche il numero 4 del Brusa Porto, il numero 11, scusate, Maffioletti, palla che poi rimane lì con Silenzi, che si mangia un gol, era un rigore in movimento quello di Silenzi, particolare. Cross in mezzo di Caporale con la conclusione sulla traversa da parte di Opizzi. La palla c'era ancora la Virtus Serano Bergamo, ora con il numero 5 Redondi che scarica subito verso Manzi, cross in mezzo profondo a cercare Ibe, palla che sfila tutta l'area di rigore, alle spalle però arriva ancora la Caccia che rimette in mezzo il pallone, deve allontanare il Brusaporto, c'è ancora però Manzi, c'è anche poi Casale, arriva anche Redondi, conclusione che sfila tutta l'area di rigore, palla che rimane lì poi e Chiossi gestisce e allontana il pallone, un'azione carambola che stava portando al vantaggio della squadra ospite, con destra verso Pizzi. Vuole il cross in mezzo numero 2, palla profonda a cercare il numero 9 Ibe, la palla diventa buona anche per Manzi, conclusione alta sopra la traversa, il numero 9 dei rossoblu, palla centrale a cercare anche il momento di Caccia, cross in mezzo di Caccia a scaricare verso Ferrari, il tiro di Ferrari con Monmuro, Cellerino in calcio d'angolo, grande chance per la Virtus Gerano Bergamo, corner quindi per la squadra ospite, è stato bravo Cellerino che si è posizionato a difesa della sua porta e è riuscito a allontanare la sfera in calcio d'angolo, corner affidato a Carlo Caporali. Pronto ora Caporali, la battuta del corner, palla profonda che sfila tutta l'area di rigore, prova a metterla giù, a schiacciare il numero 5 Redondi, c'è solo rinvio dal fondo per il Brusa Porto con un calciatore giallo e blu che è Cafferi che ha preso una botta alla testa. Vediamo se riesce a rialzarsi Cafferi da solo, c'è bisogno di intervento dello staff medico e si rialza Cafferi e quindi si ripartirà con rinvio dal fondo per il Brusa Porto. Magni, palla profonda a cercare Essek, su di lui c'è il marcatore 7 di Opizzi, non la prende nel 2 nel 7, rimessa per la Virtus Cesarano Bergamo, affidata allo stesso Opizzi. Selvatico anticipa per un attimo il numero 11 Manzi, ma c'è ancora un'altra rimessa per la Virtus, si muovono Manzi, si muove anche Caraffa, la palla alla fine va verso Manzi che scarica ancora verso Chiggiato, può pensare al cross in mezzo Chiggiato, cross in mezzo profondo a cercare Ibe, anticipato dal compagno, la rete del vantaggio per la Virtus di Bergamo, si è fatto anche male Caccia, attenzione. Fallo qua da parte di Casale, lascia andare il direttore di gara e quindi può attaccare la Virtus Cerano Bergamo, anche quel numero 10 Caraffa, ma lascia andare il direttore di gara Selvatico, allarga poi il pallone sulla sinistra verso Sec, può pensare alla conclusione Sec, il tiro di Sec, Chiossi, cross in mezzo da parte di Chiossi, palla che può diventare buona per Secchi, si dà fastidio con il numero 7, scusate con il numero 9, Sile.
Silenzi vuole portare palla, non vuole preso a porto. Viene anticipato per un attimo, ancora Silenzi. Può pensare al cross in mezzo, Silenzi. Può pensare anche alla conclusione, Silenzi. Ancora Silenzi, il cross in mezzo. Presa facile da parte di Cavalieri. Caporali pesca il movimento anche di Carafa, scivola Piacentini, quindi Carafa può distendersi verso la porta avversaria, serve anche Ibe, Ibe può messo la conclusione, il tiro di Ibe, c'è la posizione però irregolare di Ibe, con l'annullato, si è avvicinato a lui Ferrari, ma Caporaletto non è, deve andare in mezzo, cross in mezzo, palla che rimane lì, anche in questo caso può annullare sempre a Ibe tra l'altro. Ferrari allarga ancora il pallone verso Gotti, para centrale, può cercare il movimento di Belloli, scarica il parte Ibe. L'ultima azione, palla dentro, la mette giù in qualche modo Piccini, allontana la sfera, fischietta in bocca, la rete decisiva di Ibe che porta i tre punti alla squadra che sale a quota 17.